Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe, e benvenuti in questo nuovo vlog per quanto riguarda Assassin's Creed Unity. Come sapete sto portando avanti questa serie di video in cui vi do tutte le nuove informazioni per quanto riguarda il gioco, quindi ragazzuoli ci siamo. In primo luogo ragazzi vi ricordo di passare sulla mia pagina Facebook e di lasciare un mi piace per rimanere aggiornati su tutte le novità per quanto riguarda il mio canale. Inoltre se volete essere sicuri di non perdervi nessuno dei miei video scaricate anche la mia estensione browser completamente gratuita che è compatibile con Firefox e Google Chrome in modo tale da ricevere le vere e proprie notifiche non appena esce un mio nuovo video. Trovate ovviamente il link di Facebook di questa estensione in descrizione. Nei video precedenti ho dato un bel po' di informazioni per quanto riguarda Assassin's Creed Unity, quindi nel caso in cui ve li siete persi potete comunque cliccare sulle annotazioni che vedete a schermo appunto, per conoscere tutte le novità del gioco. Passiamo quindi alle novità di oggi. In primo luogo ragazzi è stato confermato il Season Pass di Assassin's Creed Unity per tutte le console per cui uscirà, che ricordo uscirà unicamente per PlayStation 4, Xbox One e PC. Da vari tanti me lo state chiedendo ragazzi, ma sì, uscirà solo per next gen e computer. Ad ogni modo, il Season Pass costerà ben $30 e credo quindi in Italia arriverà con circa 30 euro, ma non sono stati ancora rivelati i veri e propri contenuti del Season Pass, quindi credo li sveleranno in seguito. È stata annunciata una nuova limited edition del gioco, infatti sarà venduta unicamente su Amazon e il prezzo dovrebbe aggirarsi sugli 80 euro circa. Ad ogni modo, vi lascerò il link in descrizione, anche se comunque al momento l'edizione appunto non è prenotabile. Comunque il contenuto sembra essere davvero interessante, infatti oltre al gioco in edizione normale, almeno credo sarà in edizione normale, è presente una scatola che contiene il tutto nera e con sopra il logo degli assassini, ma il gadget particolare di questa edizione è appunto un vero e proprio orologio da taschino che dovrebbe essere simile a quello che dovrebbe avere appunto Arno nel gioco stesso. In quest'ultimo periodo sono stati annunciati diversi prodotti per quanto riguarda Assassin's Creed Unity. In primo luogo è già prenotabile una vera e propria action figure di Arno che è davvero bellissima ragazzi, infatti in futuro magari vorrei acquistarla, il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 40 euro ed è quella appunto che vi sto mostrando al momento, spero con qualche immagine. Sembra essere davvero curata, chiaramente per analizzarla nel dettaglio, poi dovremmo, che ne so, vederla da vicino per vedere appunto se il prezzo vale la spesa. Inoltre è stata annunciata anche la Phantom Blade, quindi una replica, una riproduzione in scala 1 a 1, almeno si spera 1 a 1, della lama celata, della nuova lama celata di Arno, che appunto sarà anche apribile appunto a simulare poi una sorta di balestra. Questa ragazzi sembra essere davvero bellissima, credo che l'acquisterò di sicuro. Inoltre è stato anche annunciato un vero e proprio artbook, o almeno è comparso improvvisamente su Amazon UK, infatti il prezzo dovrebbe essere circa 20-30 dollari, al momento appunto non ricordo. Comunque il titolo dell'artbook stesso è The Art of Assassin's Creed Unity, quindi ragazzi sarà un vero e proprio artbook che contiene delle illustrazioni del gioco. Negli ultimi giorni Ubisoft ha lanciato un sito mediante il quale è possibile creare un proprio personaggio di Assassin's Creed Unity, infatti credo avrà comunque pur sempre le fattezze di Arno, ma sarà possibile modificare i vestiti in diversi modi, ci sono davvero tantissimi vestiti, diversi cappucci, infatti potremo combinarli in diversi modi, potremo anche cambiare l'equipaggiamento e una volta creato il proprio personaggio sarà possibile farselo votare dai propri amici. I personaggi che otterranno più voti saranno scelti per prendere parte a un vero e proprio spot pubblicitario che andrà in onda in TV. Quindi ragazzi vi lascio in descrizione il link mediante il quale potrete raggiungere questo sito e creare il vostro personaggio. Torniamo ora a parlare un po' della storia vera e propria del gioco, infatti è stato annunciato che il protagonista, ovvero colui che entrerà nell'Animus per prendere appunto le fattezze, per controllare Arno, in realtà ragazzi saremo noi, quindi il protagonista vero e proprio saremo noi, infatti è stato annunciato da Ubisoft che ormai i rapporti con Desmond, che appunto è stato presente nei primi tre capitoli, che in realtà ne sono di più, però diciamo i primi tre legati appunto ad Altair, Ezio e Connor, sono tra virgolette conclusi qui, anche ad esempio colui che controllava Edward in Assassin's Creed 4 Black Flag non sarà più presente in questo nuovo Assassin's Creed Unity, quindi ora finalmente saremo noi i veri protagonisti del gioco. Vedremo in che modo sarà implementata la cosa, perché credo sia davvero molto simpatica. Come ultima notizia vi riporto quella riguardante la versione PC di Assassin's Creed Unity. Infatti gli sviluppatori hanno annunciato che stanno lavorando davvero sodo per farla uscire in contemporanea con le versioni Xbox One e PlayStation 4. Infatti non so se ricordate, ma la versione PC dei precedenti Assassin's Creed usciva sempre con
qualche mesetto di ritardo rispetto a quella console. Invece questa volta hanno appunto annunciato di star lavorando sodo, quindi tutti i PC gamers possono stare tranquilli. Ragazzuoli, questo breve video si conclude qui. Vi ricordo quindi di lasciare un mi piace e un commento per farmi sapere se volete che continui appunto con questa serie di video per darvi ulteriori informazioni sul gioco. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale YouTube, altrimenti vi perderete tutti i video di gameplay, walkthrough, cazzeggio che arriveranno su Assassin's Creed Unity. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!